Queste sono le Glycerin 21 di Brooks, queste sono le Ghost Max, scarpa massimalista della casa di Seattle. Ecco comunque Davide che ci racconta il confronto tra le due scarpe e soprattutto quale suggerisce sulle varie tipologie di caratteristiche. Allora, vestibilità, tutte e due le scarpe mi sono trovato bene, come numero uguale, nel senso c'ho il 42 e mezzo, tutte e due mi sono trovato, cioè non stringeva né davanti né dietro, consiglierei lo stesso numero, io personalmente lo stesso numero anche delle altre scarpe, quindi starei su quel numero lì. Voto, allora, direi tutte e due più o meno uguali, quindi starei sul 7,5-8 più o meno. A livello di allacciatura, tutte e due le scarpe hanno una allacciatura abbastanza simile, mi sono piaciute tutte e due. Bello il fatto che questi lacci qua, quando li tiri, diventano più fini e quindi poi il nodo rimane bello, bello stringente. Ho fatto un po' fatica poi dopo a slacciarle perché appunto il nodo si fa su bene, però non hai problemi di allacciatura perché davvero tengono bene il piede e anche tutte e due le linguette sono tutte e due belle imbottite, soprattutto la punta qua che sfrega di più nella zona metatarsale, non ho avuto nessun problema, scaricano bene. Voto starei alto qua, 8,5 per tutte e due perché mi è piaciuta davvero tanto come allacciatura. Ma a livello di comfort, nel senso, le usate in questo periodo invernale, il giusto, fanno traspirare bene il piede ma allo stesso tempo non lo fanno sudare tanto, quindi forse magari d'estate sì, sudi un attimo di più, però ci sta, nel senso, un po' come tutte le altre scarpe, abbastanza traspirante, leggermente di più la Ghost perché c'ha un po' tutti dei forellini, quindi starei sul 7,5, mentre per la Glycerin un 7. A livello di reattività ci sono due belle differenze, perché comunque la Ghost Max, nonostante c'ha un'intersuola davvero piena, è tanto dura e poco reattiva, quindi diciamo per gli amanti delle mescole dure, tipo magari quelli che usano spesso Mizuno, così è sicuramente un'ottima scarpa, mentre la mescola, l'intersuola della Glycerin è molto più morbida, forse in sto periodo invernale è leggermente più duretta, magari quando si alzano le temperature in primavera, così è ancora leggermente più morbida, non è comunque morbidissima, però sicuramente rispetto alla Ghost è tutta un'altra cosa. Mi è piaciuto davanti, tanto davanti, il fatto che sia morbida lì, che ti scarica bene tutta la zona del piede e non hai problemi anche sull'asfalto se corri tanto, ti fastidi dovuti al contatto col terreno duro. Il drop, sì, in effetti la Ghost Must è comunque bassina di drop, abbastanza lineare come scarpa, non mi è piaciuto tanto quello, infatti preferisco più le scarpe con drop alto, sinceramente, per come sono fatto io. Quindi ho amato anche tanto la Glycerin anche per quello e anche perché dietro è leggermente più morbida, mentre la Ghost Max è durissima comunque. A livello di ammortizzazione, sì, come detto prima, la Glycerin è comunque bella ammortizzata, non ammortizzatissima perché con la mescola via di mezzo, però ci starebbe a vedere come si comporta appena si alzano un attimo le temperature, però comunque su asfalto non ho avuto nessun problema, mentre per la Ghost io non amo tantissimo personalmente queste mescole qua, è davvero tanto dura, cioè non entra neanche il dito, però nel senso c'è chi piace, c'è chi no, a me personalmente non è piaciuto tantissimo. Starei sul 6 per la Ghost e un 7,5 per la Glycerin. A livello di stabilità qua sicuramente la Ghost ha fatto un ottimo lavoro, avendo una mescola dura e essendo comunque abbastanza rigida anche come scarpa è molto stabile. E avendo tanta mescola dentro in mezzo la consiglierei anche per chi prona tanto, perché avendo la mescola dura secondo me tiene bene, non c'è nessun problema di pronazione, mentre per la Glycerin è comunque una scarpa stabile nonostante leggermente più morbida, però tiene bene, non ho avuto nessun problema di instabilità, quindi starei sul 7 per la Glycerin e un 9 per la Ghost perché è davvero bella stabile. A livello di trazione, tutte e due comunque hanno una trazione standard, nel senso niente di che. Forse pecca un po' sull'asfalto tanto bagnato perché non ci sono tanti tacchettini, c'è più dei tacchetti un po' orizzontali, però comunque hanno tenuto bene.
Mi è piaciuta tanto la zona qua che scarica tanto la parte dell'alluce ed è molto morbida, quindi per me che ho sempre problemi un po' ai piedi, scaricava bene ad ogni passo e mi è piaciuta tanto, quindi starei sull'8, 8,5 per la Glycerin e per la Ghost niente di eccelso, comunque un suo 7 se lo porta a casa tranquillamente. A livello di durata, secondo me tutte e due le scarpe durano davvero tanto, anche perché non hanno tanta mescola, diciamo, a contatto col suolo. Forse le si sì, dura un attimo di più la Ghost, anche 800 km li fa tranquillamente. Poi avendo la mescola tanto dura, sì, almeno sì, 800 km, 850 li fa senza problemi. Anche la Glycerin comunque 700 secondo me si possono portare a casa. Quindi starei per la durata su un 8,5, mentre per la Glycerin 8 meno, dai. A livello di ritmi, questa forse puoi fare con la Glycerin dei ritmi un po' più spinti, anche perché comunque si piega un attimo di più, fai lavorare bene il piede, la mescola è abbastanza morbida, ma comunque non cuscinetto, quindi non affondi. È reattiva, sì, la consiglierei per quei lavori di variazioni o roba non tanto spinta. Non ci farei grandi ritmi, però comunque appena sotto i 4, comunque massimo 3,30-3,40 la porterei. Mentre per la Ghost la vedo più come scarpa da lento e non ci proverei neanche a fare grandi ritmi perché è davvero, davvero tanto dura. Non tanto reattiva, però c'è quel mix un po' strano che poi il fatto che non si piega abbastanza rigida, no, la consiglierei soprattutto per i lenti, mentre se volete fare qualche lavoretto, Glycerin assolutamente. Quindi starei su un 6,5 e un 7,5. Quello di prezzi offerte, ovviamente essendo appena uscito il nuovo modello della 21, andrei comunque sul modello prima che si trova comunque decisamente a un buon prezzo, essendo uscito il modello nuovo, e anche la Ghost, se siete amanti di quelle scarpe durette, sì, la consiglio, ma se dovessi scegliere assolutamente la Glycerin prenderei. In sintesi, sono due scarpe che comunque non mi hanno fatto super impazzire, però si sono comportate bene, quindi se fossi uno di voi, un amatore medio, tra le due sceglierei la Glycerin, però ovviamente io vi consiglierei di prendere il modello precedente perché costa molto di meno e comunque con la Glycerin si può fare un po' di tutti, un po' tutti i ritmi, mentre questa è un po' più selettiva sulle corse lente e anche selettiva come persona che magari ama la mescola dura. Ciao a tutti e scrivete qua sotto quali altri confronti di scarpe di quale marchio volete vedere e scrivete anche tutti i commenti relativi a questo video che fa sempre piacere leggere. Ciao a tutti! In sintesi, le due scarpe sono assolutamente premium e si caratterizzano una per avere una mescola molto più reattiva rispetto all'altra, l'altra invece per essere più alta e di conseguenza potrebbe essere più adatta a chi volesse un'ammortizzazione un po' più adulta. Dal mio punto di vista, suggerisco comunque di prendere, se soprattutto siete dei neofiti, le Glycerin che hanno un drop più alto. Voi nel frattempo, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e come al solito vado a dare a mangiare al coniglio anche se qui piove. Ciao, alla prossima!